Ok, dovremmo esserci. Aspetta un secondo che tutto si riapra, che anche da Twitch si veda. Perfetto, ci siamo ragazzi. Kingdom of Amalur Re Recording. Re perché è una remaster. Questo è un gioco che era uscito su PC, già meritava all'epoca, continua a meritare tutt'oggi. La storia di questo gioco ve la faccio in breve. Intanto si tratta di un open world, potrebbe ricordare un po' Skyrim, a me ricorda World of Warcraft in tutto. La storia è molto semplice, c'è un esercito immortale che ha attaccato il regno dei vivi, sta facendo cacao, ammazzando tutti quanti perché le truppe sono immortali, e la situazione diventa ogni giorno peggiore, finché degli gnomi riescono a creare una cosa chiamata il Pozzo delle Anime e provano ogni volta che la gente muore in battaglia a rianimarla, senza risultato. Finché un bel giorno, indovinate chi viene resuscitato? Il vostro personaggio! Bravissimi, come avete fatto? Nessuno mai aveva pensato ad una storia così innovativa. E per quello che potrete vedere ora, premetto che i caricamenti di questo gioco è l'unica pecca, sono lunghetti. Ricordano Bloodborne quando si muore. Esteticamente potrebbe ricordare un pochino World of Warcraft, ma giusto un pochino. Quindi se avete amato il genere ma non avete nessuna voglia di rifarvi un mazzo, fare raid da 40 su WoW Classic, cosa che io sconsiglio a chiunque, questo mi sembra una versione molto 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 più accessibile. Di carino ha che la crescita del personaggio è molto personalizzabile e abbiamo la possibilità, ditemi che non avreste pensato che fosse World of Warcraft, eh? Boh. Allora, però perché ho l'elmo? Io non dovrei mostrare l'elmo. Mi sconviene. Sì, perfetto. Ah, eccolo qua. Molto bene. Ora vediamo una bella quest da fare e andiamo a farla. Potrei anche salire di livello, effettivamente. Ho rispeccato. No, ora ho capito. Ok. Questo è il primo salvataggio che ho fatto. Vabbè, non è un problema. La mia partita vera è sull'altra PlayStation. Allora, come funziona qui? Molto semplice, al passaggio di livello noi possiamo scegliere una delle abilità, come alchimia, fucina, scopri oggetti e quant'altro, e poi potremo mettere 3 punti. In questo caso siamo proprio all'inizio del gioco, siamo appena usciti dal tutorial iniziale e possiamo scegliere come speccarci. Abbiamo forza, destrezza e magia. Qui c'è il classico albero, anche le iconcine ricordano moltissimo World of Warcraft. E dobbiamo decidere in che arma specializzarci. Ora, aspetto che ci sia un po' di ritorno dalla chat e la sceglieremo assieme. Nel frattempo annullo il passaggio di livello e vado in cerca di qualche missione. Allora. Crisi di fede. Dai, andate. No, la razza non influisce sulle armi. Sì. Cioè, tu puoi fare, ci sono vari tipi di elfo, umano, eccetera. Non ci sono orchi, però. Non c'è roba da orda, se è quello che sperate. Anche qui c'è un sistema di crafting decente. Adesso sono equipaggiato con lo spadone a due mani, ma possiamo tranquillamente. Kingdom of Amalur. Dovrei aver rinominato la live. Age of Re Recopoli. Disponibile su Steam e su PlayStation Network, ovviamente. E ovviamente anche su Xbox Live. Quindi lascio a voi la scelta. Volete vedermi specializzarmi al volo in
magia, forza o destrezza. Ovviamente si può andare stealth, arrivare alle spalle, assassinare la gente, evocare cose, distruggere cose. Sì, è proprio te, volevo. Sì, 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 sono qui per salvarti. Senza di memory, dai. Via, andiamo. Seguiamolo e andiamo al tesoro. Magia, perfetto. Axe, ti hai risposto per primo, quindi vinci tu il level up. Allora, si va di scopri oggetti. Scopri oggetti ve lo consiglio all'inizio per vedere sulla mappa. Prendere più cose, poi si troveranno tesori visibili e porte nascoste. Allora, confermiamo, poi andiamo in magia. Qui abbiamo tutta quanta la sezione degli incantesimi, non sono tantissimi, però possiamo potenziare la saetta. Vedrò di vestirmi anche da maghetto. A questo punto io però sfrutterei la mia arma preferita, che è il chakram. Saranno 5 punti legati alla magia. Ok, buttiamo su subito e potenziamo il chakram. Abbiamo finito i punti, mi sa. Perfetto, prossimo passaggio di livello. Ok, qui dopo aver selezionato i punti come metterli, ci vengono offerti i nostri destini, che possiamo equipaggiare. Questi destini qua ci fa vedere solamente quelli sbloccati. Vi farà vedere, vabbè, il senza fato, siamo un inetto che non fa nulla. Il lottatore avrà bonus danni da mischia, parate, ladro, attacchi a distanza e danno da perforazione, che è il danno delle armi da ladro, per capirci, resistenza ai danni quando si schiva, e l'accolito, danno elementale e riduzione del costo in mano, abbastanza basilare. Via via che noi spendiamo punti in magia, destrezza o forza, andiamo a sbloccare, ad esempio, destini da combattente via via più forti ed efficaci. In uguale maniera quelli da destrezza e quelli da magia, ma potremmo anche fare degli ibridi, come ad esempio destrezza magia, discepolo, arcanista, stregone, che richiedono una uguale quantità di punti spesi in quella specializzazione. E poi c'è anche la possibilità dell'ibrido completo, in questo caso si diventa cercatori, viandanti, scout, prodigio, eclettico e poliedrico. Abbastanza difficile da speccare, però potenzialmente dà una valanga di bonus di ogni tipo, molto molto interessante. Ovviamente se noi andiamo a fare una specializzazione singola, arriviamo tipo ad esempio ad essere arcimago, il bonus al danno elementale è molto ma molto più netto, e ci sono delle cose che è molto molto più incisive, tipo gli echi del fato, la possibilità di far apparire un alleato eco del fatto da ogni uccisione, cioè tanta tanta roba. Ok, quindi confermiamo questo, ci prendiamo l'accolito e seguiamo sto tizio. Magia, abbiamo invocata quella, non saremo efficacissimi perché sto indossando un'armatura completa, quindi sarebbe da bravo gioco meglio avere equipaggiato qualcosa di specifico. Adesso già senza mano. È possibile locare anche il bersaglio volendo, sempre con il classico R3. Il gioco non costa tantissimo, tipo se io premo R1, vedete, posso andare in stat, questo imbecille però attaccherà. Ok, ho scoperto 9 luoghi, vabbè. Posso aprire la mappa del mondo? Sì, posso trasportare. Da. Bene. Quel più 20 che vedete là sotto la barra della vita riguarda i punti fato. Quella barra viola che è sotto la barra rossa della vita. Una volta che sarà completa avremo la possibilità di fare un mega attaccone in cui ci trasformeremo, faremo dei numeri assurdi e dopo vi farò vedere. Ok,
è consigliabile ovviamente farlo contro nemici un po' più impegnativi di magari per le bestioline che stavamo picchiando prima. Tutte le cose che sempre luccicano si possono raccogliere. Vediamo se riesco a fare un po' di stealth. Se avessi un'arma da stealth potrei assassinarlo, ma forse non l'ho equipaggiato. Non ci ho pensato. Ah, ho lo scettro equipaggiato, vero? Posso farvi vedere un po' di magia dello scettro. In più, avendo sbloccato i punti di abilità sugli scettri, cioè sulle praticamente ho potenziato le mosse dell'albero magia, per cui ora con lo scettro potrò fare un attacco speciale. Adesso vedrò di farvelo vedere. Ecco qua, questa è l'abilità che ho appena imparato. Ovviamente noi possiamo passare da arma principale a arma secondaria quando vogliamo. Adesso sono di livello talmente basso che non è rilevante il fatto che io usi uno spadone rispetto a uno scettro, perché non sono specializzato in nessuna delle due cose, quindi non fa tutta questa differenza. Andando avanti di livello, ovviamente sì, si può respeccare, basta parlare con i tessitori del fatto che sono dei tizi che, previo versamento di qualche soldo, saranno ben felici di darvi tutti i punti di passaggio di livello e farvi fare tutto. Ok, posso fare l'abilità speciale in teoria. Eccola qua. Non sta a morire il tizio. Cambia ogni volta. Claudio, ti conviene provare a chiudere e riaprire Twitch. Parliamo col tizio. No, anzi c'è il tesoro qua da raccogliere, ok. Per cui sì, ogni volta che si utilizzerà quell'abilità speciale farà un attacco super cruento e massacrerà in vari modi più o meno truculenti i nostri nemici. Si può rubare ovviamente come su Skyrim, quindi se, come suggerisce qua, se rubate oggetti non potrete rivenderli ai mercanti perché sapranno che li avete rubati, sapranno. Esistono le varie fazioni, ricorda tantissimo Skyrim, però con la grafica di World of Warcraft è un combattimento molto più divertente di quello di Skyrim, che è la tristezza fatto combattimento.
l'esplosione. No, devi dare quattro soldi. Stavolta la sono presa. Sì, nel combat di Skyrim è la cosa più brutta che io abbia visto. Ma su quello nulla da dire, cioè tutti i giochi Bethesda hanno una mappa con quest e un sacco di cose, ma il combat di Skyrim è secondo me inaccettabile in questi anni, un combat del genere. Non serviva molto. Riparliamo, no, devo seguirlo. Lo riaccompagno a casa. Ma è un combat system che proprio non è pensato, cioè non si può pensare un gioco in cui si combatte con la spada, tra l'altro in prima persona, perché la terza persona è una chicca che hanno aggiunto per renderlo un po' meglio, mentre una cosa del genere su un Fallout ci può stare, perché comunque hai a che fare principalmente con armi da fuoco. Su uno Skyrim, dove principalmente vai a picchiare a mano, non è il massimo. Possiamo rompere le cose e prendere soldi, oppure cucinarle a noi con il nostro fuoco. Dovrò vendere qualcosa. Ah, si può anche entrare in modalità aggressiva e uccidere i PNG a vostro rischio e pericolo. Cioè, non so se la cosa comporta non poter più avanzare con le missioni, eh? E qua, in teoria, è un baule, ci sono delle consegne per noi. Potrei svuotare l'inventario e poi vestirmi da mago, volendo. Dove è andato il nostro tizio? No, questo gioco l'avevo giocato su PC, ma volevo tanto rigiocarlo una volta. Ecco pure la mano. Non ho abbastanza spazio, è fantastico. Li ho depositato qua a terra, va bene. Andiamo dal mercante e vendiamo tutto. E poi se mi vesto da mago potrò sparare incantesimi in maniera più agibile. Anche se praticamente ormai siamo arrivati alle 4 e credo concluderemo qua la live, giusto con questo piccolo showcase, perché non voglio tirarla troppo lunga. Visto era anche un bel modo per far qualcosa e non aspettare fino a giovedì, che sarebbe stata un po' lunghetta, dove ci ributteremo su Sensei a farvi vedere qualche gioco magari un po' diverso. No, non è questo il vendor, dov'è? Hello. Sì, dovrebbe essere bene. Ecco, negozio, perfetto. Allora, intanto prendiamo tutte le cianfrusaglie, perché è possibile mettere un oggetto come cianfrusaglia. Poi vendi. Abbiamo tutti questi oggetti viola che erano nella cassa là fuori. A inizio gioco vi danno un bel equipaggiamento viola che potete utilizzare. E il giallo in questo gioco sono i 7.
probabilmente qua avevo preso un po' troppa roba da portare in giro. Questa roba non dovrebbe dare troppo peso. Perfetto. Ok, vediamo se ho vestiti da mago. Armatura. Il mio infernale non me lo ricordavo. Però richiede forza. Destrezza, destrezza, magia 1. Sarò bellissimo vestito da mago, ve lo dico subito. Non ce li ho, forse li ho lasciati nello scrigno perché occupavano. Ah no, non ce li ho, gambali, vero. Allora, la luna o la torre? O la verità, la verità. Che bello sto scudo. Ok, mentre armi abbiamo il bastone secondario e il principale vorrei il chakra. Eccolo qua. Molto molto figo. Ecco fatto. Sì, molto presto comunque nella storia prenderete casa. Esattamente come su Skyrim, potrete depositare tutti gli oggetti, si può ampliare lo zaino per renderlo più capiente, ci si dovrebbe anche poter sposare. Mi spiace Claudio, ma non vorrei magari essere io, perché non riesco a monitorare come va lo streaming da PlayStation. Comunque adesso abbiamo finito, volevo solo farvi vedere come vestendoci sì, con l'equipaggiamento da mago, l'utilizzare le magie diventa molto molto più fattibile. Prossima missione, ma qua c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Andiamo a vedere. Ok, questa volta andiamo a rubare un libro per lei, ma non è quello che voglio fare. Vorrei... vado fuori dalla città, ma ve ne trovo sicuro. Non voglio prendermela con le occhie. Eccoli là. Mentre prima lanciare la magia consumava tutto il mana, ora sono solo soggetto al cooldown. E ora posso usare i chakram, tra l'altro, che mi piacciono non poco come arma, perché uniscono ogni arma delle peculiarità. I chakram uniscono danno fisico a danno magico e soprattutto il danno di ritorno dei chakram è qualcosa di grande. Ecco qua, chakram, tanta roba. Adesso è giocabile anche come mago, anche solo con un minimo di equipaggiamento. Oh, possiamo anche salire di livello, l'ultima volta, giusto per... Ok. Allora, possiamo prendere, investendo qualche punto, questa qua, incantesimi efficienti. Ok, meno mana, marchio della fiamma, ok, e sfera protettiva. La sfera protettiva è una figata. Dobbiamo evoca sta bestia. Allora andiamo a potenziare 1, 2 e un punto lo buttiamo anche su questo per diminuire i costi in mana. Perfetto. E lo confermiamo. Manteniamo l'accolito,
anche se non dovrebbe mancare molto al novizio. 11, non so. Ok, confermiamo l'accordo. Perfetto. Ed ora dobbiamo avere... no, non abbiamo null'altro. Però la nostra setta dovrebbe essere molto più forte. Esatto. Anche se penso che sia molto più figo il fulmine a catena. Ok, abbiamo disponibile un'altra super mossa, finiamolo così. No! Ho sprecato la super mossa? No, forse no. Questa è una quest carina, dove c'è un lupo che è stato trasformato in un essere umano. Dobbiamo aiutarlo a rompere la maledizione. Va bene, ragazzuoli, dai. Questo è il gioco. Se siete dei nostalgici di World of Warcraft, secondo me merita, perché è molto molto carino. Graficamente ha questo stile assolutamente retro, però la remaster gli dà una giusta qualità grafica, perché anche i dettagli delle armature mi sembrano comunque ben fatti. È divertente, per cui se non avete, se volete prendervi una pausa dai cavalieri, è un'ottima alternativa. Detto questo, io vi ringrazio per essere passati a salutarmi. Ci vediamo giovedì sera con Saint Seiya. Vedrò se martedì riesco a inserire qualcosa, perché ho sempre turno di notte, quindi è un po' un casino. Vediamo cosa riesco a fare, eventualmente vi avviso con i nostri soliti canali, che sono il gruppo di Facebook e il canale di Telegram. Detto questo, buona domenica a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao. E se guardavo storto è perché ho spostato la webcam per la PlayStation, perché ha bisogno di quella frontale, altrimenti scassa. Ciao ragazzi.